Ciao a tutti ragazzi, eccoci sul video, sono Credox e siamo sullo speciale 100 video. Cioè, ho fatto veramente 100 video. Cioè, ho aperto questo canale nell'ottobre 2015. Siamo arrivati ad agosto 17 e ho fatto 100 video. Cioè, rendiamoci conto. Speciale 100 video. Cioè, mi impressiona pure di me stesso, cioè non me lo sarei aspettato di arrivare a 100 video. Comunque ragazzi, per questo speciale risponderò ad alcune vostre domande che avete lasciato nello scorso video chiamato messaggio con l'hashtag speciale 100 video. E grazie a questo hashtag vi saluterò anche, cioè colgo l'occasione per salutarvi. Comunque, iniziamo subito, però prima di tutto, non so, per i più attenti di voi l'avranno notato che lì dietro c'è qualcuno che mi aspetta. Eccolo qua, chi è lui? Proprio, cioè, non ha bisogno di presentazioni, cioè, chi è che non lo conosce? Sonic. Sonic è, anzi, sarà la mia mascotte del mio canale, perché a me piace tantissimo Sonic, a me piace tantissimo la saga di Sonic, mi piace proprio, cioè, mi fa impazzire Sonic, sia come serie, personaggio videoludico, e il suo potere che è la velocità, cioè riparare la velocità del suono. Lui sarà la mia mascotte, sarà la mascotte del mio canale da ora in poi, e infatti aspettavo questo speciale per appunto dirvelo. Cioè, non è troppo carino sto pupazzo? Cioè, lasciate like solo per Sonic, per favore. Cioè, che dici? Potevo lasciare il like? Lasciate like, l'ha detto Sonic. Comunque, iniziamo con le domande. Se avete qualche idea, scrivetelo qui sotto nei commenti per fare altri fuck you time, se li volete, sì o no. E se li volete, scrivete qui sotto tipo un hashtag da utilizzare, perché non me ne veniva in mente. Cioè, perché tipo Credox risponde, Credox domanda, cioè non mi veniva un'idea. Scrivetelo qui sotto nei commenti se avete qualche idea per questo nuovo hashtag. Comunque io poi risponderò a voi in qualche futuro video, che sempre se ve lo volete. Comunque iniziamo subito. Giordana Benigni mi chiede hashtag speciale 100 video. Prima di tutto ti saluto perché hai utilizzato l'hashtag ed era questa, diciamo, la condizione. Però ovviamente non saluterò solamente chi ha fatto l'hashtag, ma anche chi mi ha fatto una domanda. Hai mai mangiato salsa piccante? Sì, ho mangiato salsa piccante, mi piace il piccante, ma cerco di resistere facendo tipo, sembrando di essere forte. Però dopo mi vado a scolare 30 bottiglie d'acqua subito, ghiacciate, proprio che le prendo e solo ghiaccio quello duro. Comunque le domande le prendo sia da YouTube che su Instagram, non so se l'ho già detto, probabilmente sì. Comunque se ancora non mi seguite, mi chiamo Chiocciolina Credox, trattino basso YouTube. Super Giulio Gamer Shell, ciao Giulio. Hashtag speciale 100 iscritti. Siamo a 185 iscritti, non a 100 iscritti. Comunque, portai altre serie oltre a quelle che porto ultimamente, ad esempio Antform o in generale delle mappe? Sì, porterò altre serie. Per esempio la Skygrind, non so se si pronuncia così, forse sì. E altre serie su altri videogiochi spero di portare. Per esempio voglio portare una serie sulla saga di Sonic, tipo Sonic Generation 1, 2, 3, e quelli che so. Sempre Super Giro Gamer Shell mi chiedono hashtag Shepiale 100 video. Stavolta azzeccato il video, azzeccato lo speciale. Hai mai scopato? Sì. Cioè, perché devo dire di no? Cioè, io ho scopato, sì, l'ho fatto. Cioè, direi che io sono un tipo che a cui tiene avere il posto pulito, cioè, è la mia cameretta, dai, dopo, è la mia cameretta, cioè, guarda qua. Cioè, io, diciamo, una volta al giorno scopo tutta la cameretta, così è almeno tipo pulita, e mica ne tiro, io far vedere che, cioè, cioè, dovete capire. Non è che posso tenere la mia cameretta sporca, cioè. Dico, io ci sono un tipo che a cui tiene a pulizia, cioè. Tipo, pensavo che lo sapessi visto che siamo amici e siamo da casa mia, cioè. Bah, io non capisco quando mi fanno queste domande. Non lo capisco proprio. Cioè, uno non pulisce la propria cameretta. Comunque, ti saluto perché ho utilizzato l'hashtag, anche se è scritto male, ma fa niente. Speciale 100 video. Adesso passiamo alle domande su Instagram.
Allora, iniziamo con Davide che me ne ha scritta un casino, me ne ha scritta. Allora, prima io leggo tre domande e poi le rispondo piano piano. Hai console? Se sì, che giochi hai? Se no, vorresti comprarne una? Quale? E quali giochi vorresti portare? Allora, hai console? Sì. Ho io la PS2, la Nintendo 2DS che ce l'ho anche qua accanto, aspettate, la prendo. Questa qua. Poi ho la Nintendo Wii, un Nintendo DS Lite però che è rotto, cioè ce l'ho tipo spaccato a metà, cioè ho due parti diverse, cioè è strano, una specie di Nintendo Wii U. Poi se sì, che giochi hai? Ho per la Nintendo DS, ho solo Pokémon Rubino Omega, che diciamo ho preso la Nintendo per giocarci praticamente. Poi ho nella Nintendo Wii U, c'ho un gioco di Pokémon, cioè, se non avete capito, a me piacciono i giochi dei Pokémon, e forse il mio primo gioco in assoluto è stato Pokémon Perla. Comunque nella Wii, che ce l'ho lì dentro l'armadio, ho Pokémon Generation, se non mi sbaglio, e Wii Sport U, che diciamo è il gioco classico della Wii U, non della Wii U, della Wii. E poi della PlayStation 2 c'ho un gioco di FIFA del 2009-2010. Un gioco di auto stranissimo che tipo è una specie di copia di GTA, anche se forse all'epoca non esisteva GTA, perché tipo io questa PS2 me l'hanno comprata tipo quando avevo 9 anni, 10 anni, così. Poi vorresti comprare una console? Ce ne vorresti comprare una? Sì. Vorrei comprare la PS4 o l'Xbox One, non lo so, cioè diciamo c'è sempre questo divario. La Wii U la escludo perché non mi piace completamente. Perché diciamo la Wii U è come la Wii, solo che al posto del solito telecomando ha inventa un altro schermo. Diciamo questa è la cosa che differenzia tantissimo, tra virgolette, la Wii dalla Wii U. Poi, e quali giochi vorresti portare? Io vorrei portare la saga di Sonic. Sì, tutta la saga. Dal primo gioco all'ultimo, però non credo di poterlo fare, cioè almeno porterò il primo gioco di Sonic, poi il Sonic Mania che sta per uscire, e Sonic Force, e forse, però non credo, Sonic Lost World, che poi Sonic Lost World è un gioco un po' vecchiotto, è uscito mi pare 2 anni fa, o l'anno scorso, però caso me lo porto, perché a me piace tantissimo Sonic, infatti è la mascotte del canale da oggi in poi. Sonic, ma lo devo lasciare like per questo video? Cioè, l'ha detto Sonic, lasciate like a questo video perché c'è cioè, lo speciale e abbiamo anche annunciato che lui diventerà la mascotte, cioè, non scherziamo. Comunque, ti saluto Davide per queste domande che mi hai fatto, poi passiamo avanti con Salvatore Morello, ok, che mi chiede, continua la Geometry Dash? Sì, ci farò un altro video perché, diciamo, ero un po' titubante sul farlo, perché il primo video che ho fatto è venuto cioè, non è che è venuto male, diciamo, non è stato tanto apprezzato, però forse sarà stato YouTube che ultimamente fa un sacco di casini. Cioè, non manda in feed i video, fa casini YouTube, diciamocelo. Comunque sì, continuerò a portarlo. Ci farò un video, credo, massimo, sui livelli più difficili, giusto per scalare di più e farvi ridere anche voi. Comunque ragazzi, saluto tutti quelli che mi hanno fatto le domande sotto quel video. Vi ringrazio, siamo arrivati a 100 video con 185 iscritti. Possono sembrare pochi, sì, lo so, però per me sono tantissimi perché 185 persone hanno cliccato su quel tasto iscriviti per iscriversi al mio canale, cioè non scherziamo. Ne sono felice di questo e niente, per questo video è tutto. E Sonic, lo chiudi tu il video? Cioè, questo. Ciao a tutti.